Totti secondo me, cioè nella mia squadra Totti gioca sempre al di là della forma, del momento, degli episodi, delle circostanze, eccetera, eccetera. Sto dicendo io, scusa. No, ma l'ho capito benissimo. No, non è che gioca sempre. Scusa, se dopo 65 minuti fa schifo, no, io lo lascio dentro. Lo lasci dentro. Ah, sì, okay, io voglio dire questo. Cioè tu non lo toccheresti in nessun caso. No, io Totti. Allora vedi che Totti, è quello il male. Sì, ma no, quello so è il male se, del non calcio. So sia, non lo so se sia. Perché non lo toglieresti? Perché? Ma a discapito del rendimento della squadra. Perché da Totti mi posso aspettare che lui fa 60. Allora c'era un certo giocatore, si chiamava Mario Corso e non è leggenda e non è leggenda metropolitana. Capacissimo di fare 89 minuti a nascondersi e al 90esimo faceva capito, ma il calcio è cambiato. Il calcio è cambiato. Se hai visto la partita ieri sera, devi renderti conto che sei in un'altra dimensione. Ma non è vero che scusami, sto parlando di Totti, ma lui mi fa il paragone tra Corso e Totti. Ma abbi pazienza. Scusa, ma Corso giocava in tempi in cui, scusami, c'era Corso che si metteva all'ombra a San Siro perché non gli piaceva stare al sole e si metteva. L'ombra. Non c'è più il tempo in cui i giocatori si possono mettere all'ombra nello stadio di San Siro, scusami, era bellissimo, non sto dicendo che era meno più, era diverso. Io posso parlare era diverso. Questi, ma io non devo. Ma non puoi fare un paragone tra Corso e Totti, scusa. Non posso parlare con degli ignoranti, participio presente del verbo ignorare, attenzione, non è offensivo. Stai dando degli ignoranti. Ma non è offensivo, no, capito, perché subito stai dando degli ignoranti. Uno di ignoranti. Sei vecchio superato, vivi di ricordi, non sei alla pagina. Ignorate la materia, ignorate la materia. Tu ignori la materia. Allora si vede che sono tutti ignoranti i presidenti che chiedono delle consulenze a me, per cui io faccio fattura. Sono tutti ignoranti. Adesso non scegliamo in No, scendo in particolari. Scendo in particolari. Allora raccontaci. Se tu mi dici che sono ignorante, a parte che io non ti ho offeso. Ma non è offensivo. Non è offensivo. Se mi dici che sono ignoranti in un'altra cosa, ignorante, lo posso capire. Se mi dici che sono ignorante nel calcio, presente del verbo ignorare. Io non ignoro. Non conosce la materia. Io non conosco la materia. Non conosco il calcio. Non posso parlare di scienze. Non conosce il calcio. Uno che vive di cazzo. È una roba incredibile. Va bene. Vai a casa.